Oggi abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in favore di oltre 1.300 persone, operatori sociosanitari che fino ad oggi operavano, prestavano il proprio servizio in cooperative sociali, in servizi sociosanitari che l'ASL Napoli 1 aveva esternalizzato. Poiché l'ASL ha annunciato l'idea di internalizzare, di reinternalizzare questi servizi, idea che noi condividiamo, naturalmente si era creato nel mese di dicembre scorso il problema occupazionale per queste persone. Subito ci siamo attivati, li abbiamo ricevuti, ho incontrato i sindacati e mi sono messo all'opera per scrivere nel mese di dicembre un'interrogazione, una richiesta di audizione in Commissione Sanità, che faceva però anche altro, apriva una strada propositiva per risolvere il problema, perché noi condividiamo, ecco, il fatto di potenziare ovviamente la sanità pubblica. Poi abbiamo presentato nel mese di gennaio una mozione riprendendo quella proposta che è arrivata in aula, ma in quel momento la giunta ci aveva chiesto, insomma, di sospendere i lavori per organizzare un tavolo di sintesi con la presenza anche dell'assessore al bilancio. Quest'oggi c'è stato questo incontro e finalmente vi possiamo dire che hanno recepito quello che noi dicevamo, ossia di riservare nell'espletamento del concorso pubblico che verrà una quota non superiore al 50% riservata a questo personale. Quindi hanno applicato la norma che noi rivendicavamo, insomma, negli atti depositati, quella prevista dal governo Conte durante la pandemia, cioè il fatto di aver lavorato almeno per 18 mesi durante il periodo della pandemia in questi settori. Quindi siamo veramente molto felici di aver fatto un buon servizio alla sanità campana, ma soprattutto per aver dato una risposta a queste persone che rischiavano, diciamo, il proprio lavoro.